Tim Samuels, Andrea De Logu e il rapporto con Carlo Conti dietro le quinte. Andrea De Logu su Carlo Conti, rapporto stupendo, c'è un'alchimia divertente. Stasera andrà in onda in prima serata su Rai 1 la seconda puntata dei Tim Samuels. La conduzione del programma musicale dell'estate della Rai quest'anno è stato affidato ad Andrea De Logu per il terzo anno consecutivo e a Carlo Conti per la prima volta. Com'è il rapporto tra i due presentatori? Ecco la risposta di Andrea De Logu in un'intervista rilasciata a Radio Corriere TV. Sta andando benissimo. Con Carlo Conti è stupendo, c'è un'alchimia divertente, è un grande gioco. Sin dalla prima serata, quando stavamo per salire sul palco, Carlo mi ha detto, adesso divertiamoci. Il feeling tra Conti e la De Logu traspare dal video. Gli ascolti della prima serata sono stati buoni, la prima puntata è stata seguita da 2.670.000 telespettatori pari al 19,2% di share. Anche stasera si alterneranno sul palco di Piazza del Popolo a Roma grandi nomi della musica italiana, Tommaso Paradiso, Alessandra Amoroso, Annalisa, Coma Cose, Big Mama, Fiorella Mannoia, Elettra Lamborghini, Loredana Bertè, Gali, Raff, Rocco Hunt, Shade, Noemi, Mahmood, Gaia, Tony F, Tananai, Shade e altri ancora. Andrea De Logu è grata alla radio che per lei è la scuola migliore perché fa capire che bisogna lavorare sul contenuto e insegna il valore delle parole. La conduttrice dei Tim Samuels, com'è cambiato il rapporto con il pubblico? Ad Andrea De Logu, che ha confessato di aver fatto una gaffe prima dello show, viene riconosciuta una grande dote, l'empatia. La conduttrice svela ai microfoni del Radio Corriere TV com'è cambiato il suo rapporto con il pubblico. Il rapporto è cresciuto, non è cambiato, ed è una differenza sottile. Ascoltare le sensazioni, le emozioni delle persone è la prima cosa che mi fa sentire viva. Anche quando mi trovo davanti una piazza gremita è bello entrare in contatto con la gente, con persone che hanno fatto ore di fila per vedere il loro artista preferito. Andrea De Logu e la musica, sta cambiando tanto negli ultimi tempi. La conduttrice dei Tim Samuels, lavorando in radio, è un'intenditrice di musica. La musica sta cambiando tanto, ci sono molti generi che si stanno facendo spazio, ma oggi l'ascolto è più omogeneo. Mi fa molto sorridere ad esempio sentir dire che il rap è la musica dei giovani. Non è così. Non c'è più una divisione netta, c'è grande possibilità di scelta. L'appuntamento con la seconda puntata dei Tim Samuels con Andrea De Logu e Carlo Conti, che ha fatto una rivelazione su Sanremo 2025, è per stasera alle 21:30 circa su Rai 1.